Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, un Vangelo molto forte e significativo cade in questa quinta domenica di Quaresima. In questa parte del Vangelo di Giovanni si parla della resurrezione di Lazzaro, nella quale, morto a causa di una malattia, viene risorto grazie al quale Gesù abbia pregato al Padre per ascoltarlo. Fu ascoltato e per opera dello Spirito Santo fu risorto. Ma come dice San Paolo, dobbiamo farci dominare dallo Spirito per capire il significato di questo miracolo. Sempre San Paolo dice che la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica. Infatti vuol dire che la Sacra Scrittura la dobbiamo vedere con occhio di fede e non con occhio politico, solo razionale e in senso letterale. Infatti, nella liturgia della quinta domenica di Quaresima, notiamo come prima della venuta di Gesù del libro del profeta Ezechiele, vediamo com'era il nostro passato prima che Gesù venisse. Ora, parlando con occhi di fede, cosa vuole dire la liturgia? Lazzaro rappresenta quel ragazzo, quella persona, che a causa delle infermità spirituali causate dalla vita mondana, dalle false leggi delle celebrità che seguiamo, fu illuso. Prendendo tante ferite interiori e indebolendo, fu legato dai limiti. Con il tempo, quando lo spirito, vittima della falsità della vita, comincia sempre ad essere legato dai lacci, dai limiti, dalle illusioni, rimane fermo, malnutrito, malato e poi muore. E quindi il nostro corpo diventa un sepolcro, dove viene custodito lo spirito morto e bendato. Però, un giorno Gesù, per l'intercessione della Madonna e di qualche santo, che può essere un amico o un parente, cercherà sempre di più, come fece con Lazzaro, di dirti: vieni fuori. Noi dobbiamo aprire la pietra del nostro cuore, e quando Gesù grida questa frase, il nostro spirito torna in vita, e Gesù seguendolo, ci, se, e Gesù, se lo seguiamo, ci aiuterà a togliere le bende, sempre di più. Ci renderà liberi su questa terra e ci farà entrare nel regno dei cieli. Gesù ci salva sia sulla terra e sia nel regno dei cieli. Ecco perché dobbiamo essere tempio dello Spirito vivo invece che sepolcro di quello morto. Tornando alla Sacra Scrittura, dobbiamo prima di tutto sapere che la Bibbia bisogna interpretarla. Ad esempio, Ezechiele ci dice chi è veramente il nostro Dio. E chi è? È colui che ci fa uscire dal buio delle tenebre, che offuscono il nostro spirito con le illusioni e la vita mondana. Per di più, che l'unico ed eterno è quello che dà la vita eterna. San Paolo ci dice sempre nella liturgia di questa domenica quaresimale che se vogliamo vivere per davvero dobbiamo essere dominati dallo spirito e non dalla carne. Il nostro Dio, non quello che vediamo con le icone, attraverso gli idoli come le celebrità e i politici, quelli in come carne e ossa, pieni di decorazioni, oro e gioielli. Il vero Dio è fatto di spirito ed è eterno. Invece quelli fatti di materia sono temporanei e illusori. La risposta a una vita vera e propria per vivere alla verità ed arrivare sempre di più a Dio è Gesù Cristo. Perché come dice lui, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Amen.